E sta per arrivare il Natale anche quest'anno, amici miei. L'albero di Natale io l'ho già preparato, credo anche voi, come molti di voi, avrete preparato anche un bel presepe, bello quel presepe che si faceva accartocciando la carta per fare la roccia, poi c'erano tutte le statuette da mettere al posto giusto, eccetera, eccetera. Belli quei Natali davanti al presepe quando eravamo piccolini, per cui ci sporgevamo un po' così per riuscire a guardare meglio, a vedere meglio dentro il presepe. Ebbene, questo Natale, cari amici, lo sapete che è l'ottavo Natale che con il Salotto delle Idee trascorriamo insieme? Eh sì? Eh sì, sono già trascorsi 8 anni da quando il Salotto delle Idee ha cominciato a comparire puntualmente, settimanalmente, su Facebook, YouTube, Vimeo. Questa è la puntata 350 e diversamente dal solito, quest'anno ho deciso di non trascorrere questa vigilia di Natale condividendola con qualche ospite, ma ho deciso di trascorrerla idealmente insieme con tutti voi che da 8 anni mi seguite affettuosamente e appassionatamente, oserei dire, almeno siete più di 1.000 che costantemente seguite il mio salotto delle idee. E che dire, sono onorato, sono anche un po' commosso di questa partecipazione ad una realtà microscopica come la mia, la quale però sta producendo una circolazione di idee, io ritengo piuttosto interessante. Quindi questo salotto delle idee di questa vigilia di Natale del 2023 lo trasformo nel mio biglietto di auguri di Buon Natale a tutti voi. Biglietto di auguri di Buon Natale ai tanti autori che hanno scelto Simonelli Editore per pubblicare le proprie opere, a tutti coloro i quali hanno aderito a partecipare alla creazione degli audiolibri di Simonelli Editore, a tutti coloro i quali hanno accettato di essere autori dei videolibri di Simonelli Editore. Siamo una grande famiglia, sapete, siamo oltre 1.000 ebook Simonelli Editore e sono decine gli autori i quali hanno accettato di partecipare alla creazione di audiolibri, di videolibri. È una bella avventura che sta andando avanti. Anch'io sto andando avanti. Sto andando avanti non solo nella creatività, ma sto andando avanti, come potete notare, anche negli anni. E naturalmente mi sto guardando intorno. Perché mi sto guardando intorno? Mi sto guardando intorno perché tempus fugit, l'eternità non fa parte della vita delle persone. Sì, oggi si vive molto più a lungo di un tempo, ma però mi piacerebbe tanto che tutto quello che ho seminato, che ho realizzato, non finisse con la fine della storia della mia esistenza. Sarà possibile questo?
Io ne vorrei conversare, ne vorrei discutere con chi può essere disponibile a proseguire lungo la strada che ho tracciato, perché gli anni passano, le tecnologie si evolvono in continuazione, ora c'è molto da riflettere e molto sto riflettendo sull'intelligenza artificiale, qualcosa tra poco vi mostrerò tra qualche mese che di realizzato, eccetera, eccetera. Però, insomma, è sempre un work in progress. C'è qualcuno che vuole proseguire oltre di me su questa strada che io sto battendo solo soletto da molti anni, esattamente da 28 anni. Se c'è, io sono qui e sono disponibile per parlarne, per approfondire il discorso e per magari dire va bene, mi piaci. Sì, sei la persona, le tue proposte possono essere intriganti, eccetera, eccetera. Sono in sintonia con quello che sto pensando. E io sono andato avanti in questi 28 anni con poche amicizie, diciamo, di clan all'italiana. Non ho mai aderito a nessun partito, ho sempre rivendicato la mia totale e assoluta indipendenza. E questo che cosa comporta? Comporta di non far parte di un gruppo di persone, di non essere, diciamo, socially, politically correct, come si dovrebbe essere, perché si dovrebbe far parte di un gruppo, di avere degli amici, di essere tra coloro che hanno qualcuno da blandire o da ringraziare. Io non ho da ringraziare assolutamente nessuno se non me stesso e la voglia di andare avanti, di andare avanti e di andare avanti, mettendoci tutto quello che era nelle mie possibilità. Ma non c'è affatto da sorprendersi se, avendo l'ambizione, anzi forse la presunzione di essere assolutamente indipendente, poi a un certo punto ci si ritrova un po' soli soletti. Ma sono cose che vanno messe nel conto della propria vita e della propria esistenza. Ma è Natale, pensiamo ad altro. Tra breve il festeggiamento, il grande festeggiamento tradizionale del Natale, tra breve ognuno riceverà il proprio regalo e allora ci sarà tutta la bagarre, lo spacchettamento dei regali che diventa incredibilmente caotico nei casi di grandi famiglie italiane. Insomma, lasciamo andare avanti il Natale per la sua strada e lasciamo andare anche il Natale con la tradizione che ad ogni Natale uno fa il proprio pensierino e coccola il proprio sogno. Ecco, io vi ho accennato a quello che potrebbe essere il mio sogno del dopo Natale e spero tanto che il 2024 ci regali un anno un po' meno aggrovigliato di quello che è stato il 2023 e magari anche l'anno precedente. Tanti sereni auguri a tutti voi, amici miei. Tanti auguri. Buon Natale, amici.